Inquinamento da polveri sottili. Per la prima volta in 10 anni Avellino non supera la soglia dei 35 sforamenti che la legge consente in un anno. Fino a questo momento la centralina che ha registrato più sforamenti, quella di via Oscar d'Agostino, ne conta 26, quella di via Piave 20. Questi numeri sono contenuti nel report regionale pubblicato il 23 dicembre. La causa, ci sono sicuramente due componenti, una meteorologica. Quest'anno, non ci sono stati periodi molto lunghi invernali di alta pressione, cioè ristagno degli inquinanti, a volte, nebbie, inversioni termiche notturne, freddo, e quindi, c'è stato meno ristagno. In più, c'è stato, i periodi di freddo sono stati molto brevi, quindi meno riscaldamenti. Inoltre, grazie a un tavolo promosso dalla prefettura di Avellino, sono state avviate misure su tutte le possibili fonti di emissioni di polveri sottili, in particolare fruttuose quelle per la limitazione degli abbruciamenti, con dei turni settimanali, degli orari previsti. E poi in tutta l'estate, c'è stata comunque l'ordinanza della Regione Campania di divieto di fuochi per motivi agricoli, sia per l'aria, qualità dell'aria, ma anche per evitare il rischio incendi. La somma di questi fattori ha contribuito a ridurre l'inquinamento quest'anno.